bastone. Agagagagra. Ciao a tutti facce di cazzo, come va? Spero tutto bene. Avete visto? Siamo tornati con la vecchia intro, così state calmi, tranquilli e buoni. Allora, sono tre video che faccio con la voce e sotto questi tre video continuo a trovare messaggi. Madonna mia, che palle! Ma sentite che messaggi mi trovo, sentite. È troppo cartone? E puoi tornare sullo quello? Perché questa voce non ci piace proprio. No, no, proprio non ci piace. Troppo bastone? Torna sulla quella. Oh my god. Ti prego, troppo bastone. Torna sulla quella. Non sei più quello di una volta. Cioè, avete rotto i coglioni. Ma che cazzo avete, 5 anni? Cosa siete, dei bimbi minchia? Ma non rompete i coglioni, sturatevi le orecchie! Voi vi dovete sturare le orecchie, prendete un cotton fioc, ve lo ficcate nelle orecchie o ve lo pulite. Ma che cazzo c'avete? Ma che problema avete? Oh? Ho provato a settare tutto alla perfezione, in TV, sulle cuffie, via microfono. Cioè non potete non sentire, cioè avete problemi all'udito, fatevi ricoverare. Andate in ospedale e vi fate ricoverare. Comunque, chiudiamo qua la parentesi e iniziamo il video perché mi avete già rotto i coglioni. Allora, porca puttana, ma guardate che gioco, Dio Madonna, ma avete visto come si chiama? Avete detto il titolo? L'avete letto, no? No, perché se non l'avete letto, lo leggiamo insieme. Dear God, Dio Cervo, si chiama Dio Cervo sto gioco, cioè, ma come fai a chiamare Dio Cervo un gioco? Non ci puoi bestemmiare, ma come fai? Come fai a chiamare Dio Cervo un gioco? Ma poi il bello arriva adesso. Ah, il bello arriva adesso. Cioè non potete capire cosa c'è scritto nella descrizione di questo gioco. Descrizione presa dall'Xbox One, eh? Ma fate voi. Dio Cervo è un mozzafiato in 3D arte, avventura pixel che verrà a sfidare la vostra religione e la vostra abilità platform. È un gioco di sopravvivenza, la reincarnazione, il karma e il tutto in un mondo mozzafiato e unico 3D pixelized. Rifatevi gli occhi con la bella illuminazione di giorno e di notte, il sistema e vasti paesaggi. Diventa uno dei più bei animali sul pianeta Terra. Vivere come un cervo, come un cornuto, no, capito? Splendida mondo pixel 3D art da esplorare. Poi c'è tonnellate di oggetti per trovare e utilizzare. Cioè, su parole a caso. Trova segreti e risolvere enigmi antichi. Seguire una trama interessante e buio incredibile. Original soundtrack by Evan Gibson. Oddio! Quello è il vostro papà, oh. Lo vedete? È il vostro padre, quello lì. È perché sapete, quella monellina di vostra mamma ci ha dato dentro, col lattaio. Patapum, 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 pompom, patapum, 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 pompom. Comunque, ecco il gioco. Dear God, Dio Cervo. Allora, andiamo nelle opzioni, perché chiaramente io devo vedere. C'è scritto video effects. Normale e avvantaggiato. Ma cazzo, ma è un gioco pixelato. Mi devi anche far scegliere la grafica avvantaggiata. Cioè, cos'è? Crysis 3? Ma io non lo so, guarda. Comunque, allora, all'apparenza il gioco non è male. Perché? Inizia tutto con una storia di fondo, interessante. E ci sono questi due boscaioli cacciatori gay, ovviamente, che si stanno inchiulando davanti al fuoco. E uno dice all'altro, adesso sono stanco, devo andare a cagare, vado in tenda, tu stai su, e lui, quell'altro gli dice, sì, do io un'occhiata al fuoco, mi brucio i tarzanelli e poi me ne vado a letto anch'io. A questo punto, si intravede un cervo, il cacciatore lo vede e dice, stai fermo che ti sparo, e lì col fucile che lo carica, bello, e tanto i lupi lo stanno per ammazzare. Cosa succede? Il cacciatore mira, il lupo l'attacca, spara e colpisce il piccoletto. L'anima del cacciatore finisce in paradiso. E chi c'è in paradiso? Il Dio Cervo, che gli dice, ma allora sei stato cattivo, sei stato un monello, eh?
Allora, come punizione della tua monellosità, tornerai in vita come il piccolo cerbiatto che hai ucciso. E quindi cosa fa? Lo manda di nuovo sul pianeta Terra sotto forma di questo, appunto, animaletto, no? Come il baby cervo! Ed è qui che inizia il gioco. Iniziamo il gioco e noi siamo questa cosa qua, questo cervo, boh, di qua non si può andare. Abbiamo anche, vedete, degli oggetti, no? Insomma, possiamo prendere degli oggetti, assegnarli, insomma, dici all'apparenza, cazzo, è un bel gioco, sembra bello, no? Tipo qua ti dice, per interagire, premi X. Comunque, saltiamo qua. Possiamo anche sprecare un po' di stamina, no? Quando eseguiamo queste azioni. Qui incontriamo il nono cervo, che è il re dei cornuti, e ci dice, guarda, ti insegno il doppio salto, perché sennò non puoi andare oltre. Quindi bla bla bla, bla bla bla, la pensione non me la danno, di qui di lì, hai il doppio salto. Quindi noi usiamo il doppio salto, vedete? Perfetto, no? Dici, cazzo, bello, dai, impari piano piano. Da questo punto in poi, non si capisce più un cazzo. Cioè, guardate, eh? Allora, noi andiamo avanti, possiamo raccogliere le bacche, possiamo fare... Insomma, non capisco. A questo punto non si capisce perché. Incontriamo un vecchio pederasta, no? E ci dice, oh, mi piacerebbe scoparti il culo. Ho perso il mio monocolo, quindi non vedo il tuo buco nel culo. Se me lo trovi, bla bla bla, non riesco a trovare la strada di casa. Qui non si capisce cosa bisogna fare. Comunque andiamo avanti. No, io, vedi qua dice, devo incontrarmi nella mia casa. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, salta qui, salta lì, salta giù. E troviamo le volpi. Vedete, le volpi ci rompono i coglioni, perché noi ovviamente siamo dei piccoli cerbiati, le volpi ci vedono come cibo. E quindi noi dobbiamo scappare. Non è difficile scappare dalle volpi, va? Sono rincoglioniti come gli utenti della community italiana. Proprio coglioni. Incontriamo il fuoco, no? Dice, vabbè, stando a fuoco. Cioè, tre alberi vanno a fuoco. Un bosco. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Scenario uguale, non c'è un cazzo da fare. Allora, dopo 45 minuti a camminare, finalmente un bioma diverso. Il problema arriva qua. Saltiamo e ci sono delle rane del cazzo che non si capisce, no? Mi ammazzano e guardate cosa succede. Qualcosa che di allucinante. Torniamo dal dio cervo. Questa volta non capisco perché il cervo è adulto. Ci rispedisce sulla terra. Ma guardate sotto forma di cosa, perché qui è tutto da vedere, eh. Cioè, guardate, siamo diventati dei conigli! Siamo dei conigli! Ma scusa, ma non eravamo un cervo? Cioè, l'anima di quello del cacciatore non si era reincarnata nel cervo? Siamo dei conigli! Siamo dei conigli! Capito? Dì, guarda come corre, guardalo! Però, almeno ha il doppio salto, no? Dici, vabbè, insomma, non capisco che cazzo c'entra il coniglio qua. Guarda, il cerbiatto si è innamorato! Guarda, il cervo si è innamorato di noi e ci segue, no? Vedete, ci segue. Lui ci segue, no? Salta. Non salta più, non ci segue più, basta. Comunque, almeno c'è il doppio salto, vedete? Io posso superare le punte con il doppio salto. Ho avuto la malsana idea di combattere contro i cacciatori, no? Vedete? E uno addirittura riesce a ucciderlo, l'altro, dandogli delle cornate allucinanti, purtroppo mi uccide. E torniamo di nuovo in paradiso dal dio cervo, che due coglioni, ci riporta nuovamente indietro nel boschetto incantato. Ma sotto forma di cosa? State a vedere, perché qua, guarda, basta, qui basta. Guardate, sotto forma di una lontra! Siamo sotto forma di una lontra! Cioè, io non ci potevo credere, ho detto, non è possibile. Questo mi sta pigliando per il culo. Sotto forma di una lontra! Siamo un cazzo di topo, senza le ali! Ovviamente, gli oggetti manco po' cazzo, non abbiamo trovato uno che fosse uno. Comunque, andiamo avanti. La peculiarità di questo topo è che non ha il doppio salto. Cioè, il coniglio ha il doppio salto, questo no! Quindi, vedete?
qui siamo arrivati sulle punte e io non posso andare avanti perché non ho il doppio salto, non ci arriverò mai dall'altra parte. Vedete? Non posso saltare. Cioè, è finita. È finito, il gioco finisce qua. Non posso saltare perché se salto muoio. Ecco. Basta, finito. Finito, chiuso, addio. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma dove siamo? Ma che gioco è? Ma che gioco è? No, basta. Basta, stacca tutto. Dai. Chiudi la live. Dai, chiudi la live. Adesso, chiudi la live. Bella stronzi. Ora vi saluto perché la vita è breve. Ci vediamo al prossimo video, non rompete i coglioni, altrimenti vi sfanculo e vi prendo a schiaffi in bocca. Prima mi cago sulla mano, poi vi prendo a schiaffi in bocca. Tanti like per Capobassone, agagagagra.